Bisa kan? Vicino al nostro gruppo, non allontanatevi troppo. Andiamo un po' più avanti, ci fermeremo tra 2 minuti e rischiamo un po' più della grotta quando ci fermeremo, ok? Grazie. Napanood na mami kin Dani.
siamo in Slovenia. Sì, che buona casa. Esatto, più di 14.000 sono state scoperte fino ad oggi, quindi la Slovenia è molto ricca in caverne sotterranee. E c'è una spiegazione a questo, sì, perché hanno tantissime grotte. Sì. Quasi la metà del suolo sloveno è calcareo, e la roccia calcarea è una roccia particolare. Perché si dissolve l'acqua, i fiumi infatti scorrendo possono creare o scavare dei tunnel sulla roccia, e le grotte di Postumia sono state create dal fiume Piuka 3 milioni di anni fa. Il fiume Piuka l'avete visto fuori vicino all'entrata, e lo vedremo anche dopo alla fine quando scenderemo dal nostro trenino. E le grotte hanno tre livelli, i livelli più alti sono i livelli più vecchi, sono asciutti. E i livelli più bassi sono i livelli più giovani, e il fiume sta ancora scorrendo sotto di noi, sta ancora creando la groppa sotto di noi. E penetrando in profondità, il fiume Piuka lascia dietro di sé le gallerie superiori asciutte, e proprio qua si creano tutte queste concrezioni che vediamo intorno a noi. E per crearle serve l'acqua piovana. Quando acqua di calcare, quando questa acqua arriva nella grotta deposita il calcare, ovvero il calcite, che poi si cristallizza. Per esempio una goccia si ferma sul soffitto e lascia un anello di calcite che poi si cristallizza, così crescono le stalattiti, tutte queste, no? E quando una goccia cade sul terreno si disperde, deposita il calcite anche là, e così crescono le stalagmiti, come queste. Quindi abbiamo gli stalattiti, le stalagmiti, e quando si incontrano si crea una colonna come quella là. Alcuni speleotemi più vecchi e anche più alti si possono vedere proprio qua sul grande monte. Per esempio questa qua è la nostra stalagmite più alta, a 16 metri, si chiama il grattacielo. Grattacielo. Alcuni di loro hanno iniziato a crescere 500.000 di anni fa. Però la maggior parte ha 50.000 anni o meno, ma sono tutte molto molto vecchie, perché crescono molto lentamente, un centimetro in 100 anni. Sì. Ci serve tantissimo tempo, sì. Forse avete già notato anche i colori diversi. Il calcite puro è bianco. Tutti questi colori derivano dalle sostanze presenti nell'acqua. L'arancione, il rosso, il marrone derivano dal ferro, il grigio, anche il nero, dal manganese. E nella grotta tutto cambia continuamente, no? Abbiamo detto che il fiume sotto di noi sta ancora creando la grotta, mentre qua nelle gallerie superiori asciutte le stalattiti e le stalagmiti crescono ancora. Quindi se tornerete nella grotta tra 1 milione di anni vedrete una grotta nuova. Sì. Una domanda molto comune è se le stalattiti qualche volta cadono dal soffitto. La risposta è no, sono parte del soffitto. Anche durante i terremoti non succede niente nella grotta. Infatti 2 anni fa erano diversi terremoti molto forti in Croazia, e li abbiamo sentiti anche qua. Però nella grotta è rimasto tutto uguale. Però. Vedrete però le stalagmiti cadute, come questa qua. Sono le stalagmiti, quindi non le stalattiti dal soffitto. Anche perché le stalagmiti crescono più veloce rispetto alle stalattiti, e poi diventano troppo grandi, troppo pesanti. Sì. E si rovinano. Ok, andiamo un po' più avanti e ci fermeremo anche sul grande monte. Perché c'è una grotta sotto il castello. Ok. Là ci sono, però in questa no. Va bene, dai, accontentiamoli. Anche se il più pistolo va bene lo stesso. Qui, E allora, le stalattiti e le stalagmiti sono le due forme più comuni nelle grotte, però esistono anche le cortine. Questa parete sopra il ponte è piena di cortine, si chiamano le cortine. E le cortine crescono sempre sulla parete inclinata, perché la goccia non cade direttamente a terra, ma scivola giù dal soffitto, e scivolando deposita una sottile striscia di calcite, così crescono le cortine. Adesso siamo di fronte al ponte russo, si chiama russo perché è stato costruito dai prigionieri di guerra russi durante la prima guerra mondiale,
Questo ponte collega la grotta vecchia con la grotta nuova, quindi adesso entreremo nella grotta nuova, che si chiama così solo perché è stata scoperta un po' più tardi, nel 1891, e queste sono le più belle parti delle grotte, si chiamano le grotte belle. Vedremo tre sale, prima è la sala degli spaghetti, che è piena di questi stalattiti